Vedete questi due bambini bellissimi? Questa sono io e questo è mio fratello. Eravamo bellissimi. Settimana scorsa, mentre noi eravamo all'incontro di YouTube Creator, contemporaneamente mio fratello mi mandava questo audio. Ascoltate un po' che cosa mi dice. Ciao Fede, come stai? Tutto bene? Quando ti posso chiamare che ti devo chiedere una cortesia? Dopo una mezz'oretta circa, me ne ha mandato anche un secondo. Ah, Fede, poi ti devo chiedere una seconda cortesia, ok? Un bacio. A fine video vi spiego bene che cosa mi stava chiedendo. Vai, parti! Parti, t'ho beccato che ti stavi specchiando come al Stavo solito. guardando che sono pieno di macchie qua a vederle, E sei mi pieno di macchie? Sì, non ti metti la protezione che ti do io. Sei pronto per fare l'intro a questo video? Ti ricordi di che cosa si parlava in questo video? Bentornati sul canale. Il video riguarda venerdì della settimana Sì. Ok. scorsa, che siamo stati. Hotel Ripa in Trastevere per vedere l'incontro di YouTube Creator, che è stato poco creator ma molto YouTube, con i soliti ambassador Ascani, Signor Adriana Franz e e Mr. Adriana. Franz. Signor Franz, Adesso signor vi Franz. facciamo vedere come sono andate le cose. Perché non riesco a fare questo con questa mano. Buongiorno, siamo a Trastevere. La missione di oggi è andare all'evento YouTube Creator e capire cosa sta succedendo nel mondo di YouTube, sperando di capire. Andiamo. Ciao. Non è che è arrivato primo o secondo? Forse quello. Che quando viene brutto è apprezzato che viene il suo. Come filmato pure la qualità. Apprezzato. Tu sai che hai un canale dove... Fai qualcosa. Ma non so che fare. Si è depresso all'incontro con i creator. Ha percepito male alcune cose. Non è che ho percepito male, non mi è proprio piaciuto. Quindi sì, mi sono depressa. Un incontro con un taglio troppo commerciale, non mi è piaciuto. Si è verificato un incontro di gente che purtroppo, no, purtroppo no, però gente che prende il canale YouTube e l'essere uno YouTuber come un lavoro, cioè ci vogliono ricavare un lavoro, lo vedono come un lavoro. Per carità, mi rendo conto che c'è sicuramente gente che lo fa, che lo vive così e che quello è l'obiettivo, però erano un po' troppo tutti così. Tu volevi più una cosa un po' più da creator, giusto appunto? Creator, la parte più artistica di... Cioè, io speravo in un incontro più sulla parte artistica di YouTube che non sulla parte commerciale, che non è quella che ci ha mai interessato a noi. E infatti, che cosa è venuto fuori? Che voi non lo sapete, ma noi tutto quello che potevamo sbagliare l'abbiamo No, non sbagliato. è vero, che cosa? Vabbè, Lo spilungone, ma che quello. cosa ha detto? Ah, beh, no, ma con i vlog non vai da nessuna parte. Io gli volevo rispondere. E invece con le recensioni o con i gameplay invece va lontano. L'unica cosa fica di questo incontro di YouTube Creator, sapete qual è stato? L'albergo. Secondo me era comunque interessante sempre parlare con gente più esperta. Io speravo in un incontro più concentrato sulla comunicazione, sul trasmettere agli altri, sul condividere con gli altri. Per noi rimane sempre un divertimento, un passatempo, un hobby, tra virgolette. Spero che rimarrà sempre così. Mi auguro che rimarrà sempre così. Poi, conoscendoci, non credo mai ne faremo una questione né di business, né di commerciale, né di ricavarci qualcosa. È sempre stato un divertimento, almeno mi interrompi così. Sempre stato un divertimento e tale resterà, almeno poi per il momento. Comunque sia, è vero anche che 4.000 iscritti nel mondo di YouTube. 4.000 Praticamente zero. iscritti, sì, praticamente zero, ma invece io, Sono cioè, tutti sudati. sudatissimi, ma poi sinceramente io sono orgogliosissima di tutti qua. Guarda questo come corre, scusate, scusate, ma perché? Stavo a dire una cosa Era importante. scatenatissimo. Dov'è l'autobus? Ci mancava Però solo l'autobus che era si dietro di noi, allungava. no? Sì, no, si mancava solo che si metteva con la mano, ho detto così, fermati. No, io sono, dicevo. La cosa importante che dicevo era questa. Io Prego, spari sono un latinismo così ti migliori il culo. Mare Magnum. Mamma mia, Mi è vedi, venuto mare così magnum. proprio. Mare Magnum. Nel mare magnum. Nel Mare Magnum.
No, io sono veramente straorgogliosa dei miei 4.000 iscritti, dei nostri 4.000 iscritti. Perché sono sinceri e onesti. Sono sinceri, sono onesti, perché noi facciamo questo con sincerità e altrettanta onestà, quindi a me i discorsi che sono stati fatti oggi non mi sono piaciuti. Ma diciamo che due o tre cose le abbiamo imparate e ci, due, tre cose. E ci dovremmo fare attenzione. Una di queste due già la sapevamo, la costanza nei video, sì, noi... e la puntualità. Sì, no, noi allora. Noi siamo proprio fuori target. Noi siamo proprio fuori tutto. Noi pubblichiamo quando ci pare, quando ci no, va, quando abbiamo tempo. Attenzione, non è che noi pubblichiamo quando ci pare. Qui stanno passando i messaggi sbagliati stasera. Noi pubblichiamo quando la sottoscritta ha il tempo di montare quello che è stato registrato. Altrimenti non si va online. Non solo, la sottoscritta vuole migliorare nell'editing e quindi anche il montaggio lo vorrebbe fare con calma. Invece sì, effettivamente noi abbiamo avuto una crescita nel numero degli iscritti nel periodo in cui io riuscivo, perché magari ero più libera, a lavorare di più al canale, a editare di più. Ed eravamo arrivati a 3 video a settimana. Adesso, quando mi dice bene, riesco a mandarne 2 in 10 giorni. E non va bene, sono troppo pochi. Quindi sicuramente io devo riprendere ad essere più costante. Per cui ragazzi, un appello per voi, scrivetemi tutti i consigli possibili e immaginabili che vi vengono in mente. Cosa volete vedere? Di cosa volete parlare? Scrivetemi tutto, tutto quello che volete vedere detto o fatto da noi. Non so più che dire. No, però no, a noi le idee non ci mancano, guardiamoci chiaro, non ce lo devo. Non è che non ce lo devono dire loro. No, no, le idee, no, ce l'abbiamo, vabbè, però. Uno chiede così. No, le idee noi ce l'abbiamo, è che cioè ci servirebbero giornate lunghe il doppio, io lo dico sempre. Noi dovremmo migliorare molto sulla puntualità, cioè prendere uno o due giorni fissi a settimana. Sareste contenti se noi andassimo online con dei giorni fissi, tipo che te posso... ipotizzo domenica e mercoledì e poi un video jolly. Poi un extra, sì, un extra, un extra ogni tanto. Jolly. Un ogni video tanto, extra, un video jolly. Un paio di extra al mese. Sì, amore, però tu mi devi aiutare. Ma devi stare tranquilla. No, tu mi devi aiutare, sennò non ce la faccio a fare tutto da sola. Ma Poi viene il network e ci dice con i vlog non si va mica da nessuno. No, parte. Viene il network e ci fa, beh, potresti avere dei figli per fare... Lo so! Ma infatti senza nostro... figli niente vlog. Ma infatti io ho detto... Infatti Olorina fatto... Andrea, 5 cani, allora, o figli oppure 5 cani. Dai, ma che ragionamenti è? Ma dai! Volete sapere che cosa ha disegnato Flavio mentre stavamo facendo questa tavola rotonda tra creator? Ma manca al liceo, alle medie facevamo queste cose! Quando uno è serio. Quando uno è serio è tutto. Va bene, comunque io stavo dicendo, ma alla fine ci siamo arrivati al dunque? Abbiamo raggiunto l'obiettivo, sì o no? Assolutamente abbiamo no. Capito perché è successo tutto sto no, casino? Non ci siamo neanche avvicinati lontanamente. Non so, capito niente, raga. No, non è stato proprio... Andate a vedere Breaking Italy, andate a vedere Vaxel. Anche quei due sul server. Andate a vedere loro e capirete un po' che cosa è successo di grosso. Guarda, non... su YouTube nelle ultime settimane. Una cosa è sicura, calano gli iscritti, calano le visualizzazioni, si gira poco su YouTube, non si sa perché. Ciao. 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 Va bene, allora ciao. 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 Ma chiudi. Ciao. Attacca tu. Stacca tu. Stacco io? Ciao. Stacco tu. E poi? Poi? E poi? Non lo so. E poi? No, niente. E poi il giorno dopo era sabato. Tu lavoravi, io andavo al mare. Ma che stai facendo? Ma guarda che occhiaie. Ma veramente sto così ridotto? Pare in mano melato stanotte. Forse sei andato in giro per il mondo a fare il supereroe. Sabato scorso. Che data avevamo sabato scorso? Sabato maggio, 27 maggio. E lui lavorava. Io sono andata al mare con mia cognata e una nostra amica. Avete presente, no, i discorsi che si fanno tra donne al mare? Vi faccio vedere e sentire brevemente com'era stata la giornata. Sabato mattina e il mio occhio, si può dire, finalmente guarito. Oggi è sabato 26 maggio ed è il primo giorno di mare per me di quest'anno. Flavio non viene con me perché oggi lui lavora, quindi io vado al mare con mia cognata e una mia amica. Loro si fermeranno, immagino, tutto il giorno. Io massimo 2 ore e mezza e poi rientro a casa perché il sole mi incoccia troppo.
E vabbè, tanto questa giornata prima o poi doveva arrivare, questo ritorno al mare prima o poi doveva succedere. Comunque, per venire al mare bisogna farsi la piega. No, no, prima. Però avrei poi un paio di paroline da dirgli, quindi insomma, io me lo sto zitta perché poi è il sandalo gioiello. Ti porto rispetto, ma il sandalo gioiello. Certo, che io buongiorno. Ciao, ciao, la borsettina, ma certo, la anche la borsetta gioiello. Sì, la borsetta gioiello. Ovvio, sì. Con tutti i frufru. Che roba da matti, guarda. E abbiamo appena iniziato. Sì. Questa settimana vi volevo evitarlo, sinceramente, perché ok, si può scherzare, io ti posso dire, però amica, mamma mia, il granello di sabbia, ma infatti, ma io lo so, a me mi viene pure da ridere, cioè, ma un conto, però un conto, un che conto poi... che te lo dico io, che so, femminuccia, che ti posso dire, cioè, no, attimino. Certo, ma poi, ma lui non mi conosce, come fa a dire che io sono sciocca, che non mi conosce, ma come mi conosci, cioè, boh. Vado a fare quella cosa che si fa sempre, la prima volta che si viene al mare. Qual è? Come? Vado a fare la prima cosa che si fa sempre la prima volta che si va al mare. La pipì nell'acqua? La pipì nell'acqua. No, anche vado, vado a mettere i piedi a mollo. Ah, mamma mia, come i bambini. Io come la prima pupi? Cosa che ho fatto, mi sono messa la crema la scorsa settimana per paura, capito? Come pupi? No, io prima mi bagno e poi mi metto la crema, quindi vado. Bene. Vado? Vai. Vado. 1, 2, 3 stella. Ma la bandiera rossa non si alza quando il mare è mosso? Finalmente sì. Sì, però questa arancione questa non è rossa. Ah, è arancione? Sì. Ma ve l'ho detto che sto avendo problemi di vista. Figlia mia, è improponibile. Ricomincia coi colori. Si comincia sempre coi colori. Mezzogiorno qualcosa? 15, sì. Mezzogiorno e un quarto? Sì. Cioè ci siamo già stufate? No, no, fidevo perché non volevo un attimo capire quando ci eravamo messe sul lettino, da quando eravamo 5 arrivate, secondi capito? Fa. Ecco, esatto. Io sono arrivata alle 10 e mezza, mi sono messa esatto, sul lettino a mezzogiorno passato. Ho fatto pubbliche relazioni di qua, pubbliche relazioni di là e vedi. Chiacchiera a destra, chiacchiera a sinistra. Togliere pur rimanendo riccio, quello è un lavorone, mica tutti sono capaci. Il crespo si può togliere mantenendo il riccio sano. Brava, esatto, mantenendo il riccio sano, quindi andiamo a chiedere a fondo. Io te l'ho detto, se hai un po' di pazienza, vediamo lui che si inventa. Cioè, esatto, chiedetelo, certo. Sì, glielo chiediamo. Quindi tu stamattina piastra. No, piastra no. Giorni. Tu stamattina piastra. No, sono 2 giorni. 2 giorni però, 2 giorni di piastra e vogliamo provare con l'albapurra. Giorni della serie di allora, un appello. Le mie amiche si piastrano a go-go. Sì. Io no, e lo sapete. Vogliamo provare la piastra a vapore? Se avete qualcosa da raccontarci ecco, sulla piastra a vapore, dateci fatecelo sapere, dateci consigli. Uno pensa, sì, ma quando è che poi uno cresce e smette di essere bambino? Io in questo caso vi direi mai. Mio fratello oggi ha 33 anni e lui, per farvela breve, vuole ancora giocare con i Lego. Vuole partecipare a un contest che credo nasca, si sviluppi su Instagram. È un contest che prevede la costruzione di cose con dei Lego. Lui in questo momento vorrebbe mettere insieme quanti più Lego riesce a trovare. Solo che abbiamo scoperto che i Lego che quando noi eravamo ragazzini ne avevamo veramente scatoloni, bidoni, 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 sono in qualche modo, boh,
diventati un gioco prezioso, non saprei come definirlo, comunque si vendono al chilo. E mio fratello aveva la necessità di metter mano sul quantitativo più grande possibile di Lego. Ha trovato su Roma un paio di negozi che vendono Lego usati. Fatemi sapere se vi vengono idee su come rintracciare delle quantità di Lego da dare a mio fratello per partecipare a questo contest, di cui mi è stato detto di non dire niente perché lui vuole fare una sorpresa. Fatemi sapere, mandatemi eventuali consigli, e se avete dei quantitativi di Lego disponibili che ai vostri figli non servono più e voi non sapete proprio che cosa farci, magari possiamo sentirci via email, farmi carico ovviamente della spedizione e voi potreste mandare questi quantitativi di Lego a me. Se mi aiutate ad aiutare mio fratello ne sarei veramente tanto contenta. Grazie a tutti, ciao! Questa è la chiusura del video? Eccola! Questa è! Eccola! Chiudiamolo! Ci vediamo nel prossimo video. Il prossimo video parte da domani, lunedì 5 giugno, e sarà fichissimo, perché noi una settimana di ferie. Non è vero, sarà un video come tutti gli altri, banalissimo. Quando c'è proprio... Perché tu non devi creare l'hype, sennò poi fai un video... E gli altri ti dicono, mazza, ma che hai fatto sta preparazione per questo video qua? Invece no, era un video banalissimo come gli altri. Saluta. Ciao. Ciao.